Ritorniamo in vetta da solo è la cosa che conta di più. Adesso veramente tutto dipende da noi. La partita di oggi ci ha dato segnali molto contrastanti, positivi nella scelta, sorprendente, rischiosa ma anche molto azzeccata di approfittare dell'assenza di Somma schierando una difesa 3 con Silva, solo difensore naturale, e Afanculin Napoletano e Iob, due adattati che peraltro hanno fatto molto bene. In questo modo si permette a Bacchini di giocare nel suo ruolo di centrocampo, Corrà di poter fare l'interno e anche Gervaudu di avere un ruolo più preciso. E il Piacenza ha avuto anche un aspetto negativo, cioè quale? Abbiamo detto di partita contrastante, il fatto che abbiamo avuto tantissime situazioni ma poche occasioni e il fatto che nel secondo tempo la squadra è apparsa anche abbastanza stanca. Ma andiamo subito parlando dell'inizio. Piacenza comincia a giocare nella metà campo del Brusaporto, arriva facilmente sulla tre quarti, poi si capisce subito che sarà una giornata in cui le situazioni da gol non si tramutano in occasioni. Ci dà una mano Brusaporto perché il decimo rimane in 10 con un fallo da ultimo uomo su Recino. Gara che cambia, gara più facile lì perché il Piacenza continua a fare la sua partita, ma alla fine le occasioni non ci sono, tanti tiri da fuori molto alti. E a questo punto è ancora il Brusa che ci dà una mano con un alleggerimento indietro al portiere che, ingannato dal campo, prova a controllare la palla che finisce in porta. Non esulta nessuno, non se ne accorge quasi nessuno della tribuna dell'azione, il Piace però si trova in vantaggio. A questo punto che pensi che la ripresa sia molto più facile, 11 contro 10 gol di vantaggio. E invece lì è il momento più complicato, il Piacenza va un po' sotto ritmo, il Piacenza non riesce a trovare, va solo la gestione, però questo sotto ritmo non permette al Piacenza di creare occasione. Ci vuole le risorse della panchina, Rossini fa rientrare finalmente dopo tanto tempo Bassanini, entra Artioli, danno una spinta alla squadra in mezzo campo e segniamo su uno dei tanti tiri dal limite sbagliati in cui Gerbaudo stavolta riesce ad andare in porta. Da lì in poi ovviamente la partita è finita. Adesso ci sono quattro partite, sono molto curioso di vedere se con il rientro di Somma si giocherà ancora tre, lo vedo francamente difficile anche se il modulo mi è piaciuto molto, mi è piaciuta l'idea tattica da parte di Rossini. Bravissimi Napoletano e Iob in un ruolo non suo, sono stati adattati ma hanno fatto molto bene, è chiaro che giocare 80 minuti in 10 li ha favoriti. A questo punto, se dopo Caldiero si pensava di essere sfavoriti per il calendario e il momento di forma, adesso siamo in testa da solo, nessuno pensi che la strada è in discesa assolutamente. In questo campionato ci vuole consapevolezza della propria forza ed equilibrio e così andiamo a affrontare le ultime quattro tappe.